Grazie Presidente. Allora, il Movimento 5 Stelle consegnerà il voto favorevole a questa mozione. Questo perché? Perché la stessa è in sintonia ed è conforme alla nostra volontà appunto di promuovere un percorso partecipato sul fronte dei centri anziani, per i quali appunto stiamo approntando un regolamento condiviso con i destinatari diretti di questi servizi. Come obiettivo abbiamo sempre detto che nessuno deve rimanere indietro. Per questo riteniamo però, ed è questa appunto una riflessione appunto che volevo portare alla stessa mozione, riteniamo che attivare una piattaforma telematica possa rappresentare un fattore discriminante per chi non ha confidenza con questi, non ha dimestichezza con questi mezzi, con questi sistemi. Motivo per cui noi abbiamo evidenziato all'interno del regolamento stesso che la necessità di implementare questo processo di alfabetizzazione digitale affinché tutti, proprio tutti, possano poi approcciare ad una piattaforma web dedicata, a loro dedicata. Cioè, vale a Wow. dire, diamo gli strumenti, ma diamo anche la possibilità a tutti di poter appunto accedere. Ciò detto, è opportuno comunque una riflessione. Occorre appunto riflettere sul bene primario da tutelare, specialmente in questo periodo di emergenza, di pandemia, ossia la salute degli anziani, soggetti appunto poi particolarmente fragili e sensibili all'emergenza Covid. E a tal fine appunto ci auspichiamo che la Regione Lazio predisponga ed attui una serie di protocolli miranti proprio a garantire la piena salvaguardia dell'incolumità dei frequentatori dei centri anziani, al fine appunto di scongiurare quello che è accaduto, ad esempio, nei mesi scorsi a Fondi. L'obiettivo è quindi quello di soddisfare le esigenze dei centri anziani, ma con senso di responsabilità, non perdendo di vista il bene primario, vale a dire la salute di tutti coloro che frequentano gli stessi. Comunque il Movimento 5 Stelle darà il voto favorevole a questa mozione. Ho concluso, Presidente.